finito, vi devo lasciare con un piccolo messaggio che mi permetto di fare io. Abbiamo parlato adesso di doping giudice omertà, chiaramente dei giudici magari dobbiamo approfondire un po' di più l'argomento. Io voglio farvi, guarda, metto la bandierina dell'Italia e facciamo questo messaggino istituzionale. Ultimamente, da quest'anno ma anche gli anni precedenti, noi abbiamo visto determinate gare che sono finite in determinati modi. Io riprendo un piccolo sfogo, provocazione che ha fatto Armando Zambaldo, che io questo sfogo, questa provocazione la condivido, nel senso che praticamente forse il modo di marciare di adesso sta cambiando. In meglio, secondo me, no. Qual è la questione? Non credo che sia un problema solo italiano, credo che sia un problema internazionale perché abbiamo visto come sono finite le gare agli Europei di Zurigo. Sinceramente, i gesti tecnici di molti atleti sono molto criticabili. Sembra che praticamente ci sia una disciplina nuova, diversa dalla marcia, e praticamente le ammonizioni, scusate, le ammonizioni, le proposte di squalifica da parte dei giudici non arrivino più o arrivino a caso. Mi ricollego a Borgo Valsugana, visto che è la polemica più recente che è uscita per quanto riguarda l'ambiente della marcia. Si sono visti i gesti tecnici. Io sinceramente non capisco come determinati gesti tecnici possano essere considerati validi. Per cui secondo me c'è proprio una emergenza regolamentare di giudizio per quanto riguarda la marcia. Ora, il messaggio che io lascio a voi e spero anche a tantissime altre persone è questo. Se vi aspettate che arrivi qualcuno a risolvere la situazione, non arriverà nessuno oppure verrà trovata una soluzione che non accontenterà nessuno. Il movimento della marcia siamo noi nel nostro piccolo in Italia, saranno anche altri appassionati nel mondo. Io credo che ci sia bisogno di fare un qualcosa di condiviso per riprendere in mano la disciplina, altrimenti diventiamo una corsa storpiata e secondo me questo non è più la marcia, quindi tanto vale che si facciano un'altra disciplina e non ci coinvolgano. Anche per quanto riguarda gli allenatori. Io dico con quale voglia un allenate, ecco, dico quello che ha detto Zambaldo, con quale voglia voi andate ad allenare un ragazzo con una tecnica corretta, anche stilisticamente corretta, quando praticamente magari in una gara, in una competizione importante, vince un altro atleta che chissà come ha fatto ad arrivare. Questo è quanto. Secondo me c'è qualcosa da fare tutti insieme, mettere insieme tutte le teste, mettere da parte in questo caso anche delle resistenze, dei contrasti che si possono avere. Io sono il primo, per questo spazio è a disposizione. Dalla settimana prossima cerchiamo di parlare oltre di doping, cerchiamo di parlare di tecnica, della tecnica di marcia corretta. E io vorrei assolutamente che non venisse sdoganato un gesto tecnico che quest'anno abbiamo visto troppe volte e che secondo me non è marcia quella. Quindi a voi appassionati lancio questo appello, fate girare la voce, noi dobbiamo avere il coraggio di andare a parlare con chi fa i regolamenti, andare a parlare con i giudici in modo molto pacato, però fare qualcosa di concreto perché secondo me la situazione così è imbarazzante, non può continuare. Grazie a tutti. Buonanotte a tutti quanti, R230 vi lascia, arrivederci la prossima settimana.